La soluzione l'hanno data i cittadini, escludendo da questa competizione Silvio Berlusconi. Non può adesso Berlusconi richiedere la legittimazione che non ha avuto durante l'ultima consultazione del 4 marzo attraverso questo accordo. Secondo noi è giusto rispettare la democrazia, quella che ha chiesto il popolo italiano proprio 2 settimane fa, per cui il leader del centrodestra è Matteo Salvini, tra l'altro non solo perché è vincitore ma perché loro stessi all'interno l'hanno indicato come leader. Per cui l'incontro con Silvio Berlusconi è piuttosto inutile, pleonastico, e bisognerebbe, ripeto, andare avanti in questa fase di confronto e non fare capricci su una questione che è importante, perché eleggere i presidenti di Camera e Senato significa avviare la legislatura e significa anche essere responsabili.